Buon pomeriggio, ci troviamo all'appuntamento settimanale per analizzare l'andamento della pandemia SARS-CoV-2 in Italia. Come sempre partiamo dalla situazione dell'epidemia che tracciamo rappresentando l'andamento della curva e come vedete negli ultimi giorni sta crescendo, continua a crescere e questa settimana l'incidenza negli ultimi 7 giorni per 100.000 abitanti è salita nettamente e ha raggiunto il livello di 241 casi. Nella slide successiva vediamo l'andamento dell'RT, RT che come vedete scende da 1,18 a 1,13 per quanto riguarda i pazienti sintomatici, si mantiene costante un po' sotto l'1,1, questa settimana è 1,09 per quanto riguarda le ospedalizzazioni. Il dato significativo è che rimaniamo sopra il livello di 1. E questo porta a un aumento del numero di nuovi casi, sia per quanto riguarda le infezioni, sia per quanto riguarda le ospedalizzazioni. E questo è un trend che dobbiamo cercare di invertire. Quando guardiamo la situazione europea, vediamo che progressivamente tutto il continente sta assumendo dei colori rosso più intenso, rosso più scuro, e questo succede anche nel nostro paese. Nel nostro paese, nella slide successiva, vediamo le curve. Sono ovviamente c'è una crescita, la parte più contenuta o contenuta a livelli inferiori rispetto agli altri paesi, però sostanzialmente è una crescita. L'altro elemento importante da ricordare è, come vedete, nella zona ombreggiata i dati sono ancora in stabilizzazione, quindi andremo a confermarli nelle prossime settimane. Quando guardiamo nella prossima slide il quadro regionale e nella mappa del nostro paese vediamo che sostanzialmente tutte le regioni hanno le curve in crescita. C'è un'indicazione, per esempio, della provincia di Bolzano dove si nota un inizio di decrescita e la regione Friuli Venezia Giulia che ha una crescita stabile. Guardando nella mappa, come vedete, si coglie come sostanzialmente le regioni del nord-est siano quelle che hanno la circolazione più elevata e questa circolazione elevata si sta diffondendo anche verso la costiera, lungo la costiera adriatica e anche alcune zone come la Val d'Aosta e la Liguria, al confine con la Francia, cominciano a mostrare colori più scuri a testimonianza dell'aumentata circolazione. Nella prossima slide vediamo l'andamento della circolazione per fasce di età e vediamo che sostanzialmente le fasce di età più giovani si confermano quelle dove circola maggiormente il virus, in particolare le fasce di età 0,9, 10-19, seguite da quelle 30-39 e 40-49. Andando ad esplodere nella prossima slide le curve per le fasce di età più giovani, vediamo come le fasce di età under 12 e le fasce di età under 20 stiano crescendo dal punto di vista del numero di nuovi casi. E questo purtroppo si traduce anche, sebbene in una dimensione più limitata rispetto alla popolazione adulta, ma in ricoveri per quanto riguarda le fasce di età sotto i 20 anni. Quando guardiamo l'RT in questa slide vediamo che quasi tutte le regioni sono fondamentalmente sopra il valore di 1, con delle variabilità che possono anche diventare particolarmente ampie, soprattutto per le regioni a dimensione più piccola, e sostanzialmente in questa slide vediamo proprio l'andamento per regione dell'incidenza e vedete che nelle ultime 3 settimane siamo passati da 155 casi per 100.000 abitanti ai 7 giorni, 2 settimane fa, la scorsa settimana 176 per 100.000 abitanti in 7 giorni, questa settimana 241 casi per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni. E quindi questo si traduce anche in un aumento, come abbiamo detto precedentemente, nell'occupazione dei posti letto, che adesso vedremo nel dettaglio in questa slide. Quando parliamo delle terapie intensive, vediamo infatti che siamo passati da 811 ricoverati a 917 in questa settimana e che, come vedete, il tasso di occupazione è arrivato al 9,6 rispetto all'8,5% della scorsa settimana. La stessa cosa avviene per quanto riguarda i posti letto di area medica, dove i ricoverati sono passati da 6.333 la scorsa settimana ai 7.338 di questa settimana, con un'occupazione che è passata dal 10,6 al 12,1%. Nella slide successiva vediamo anche sulla base degli attuali RT e sulla base degli attuali andamenti, del numero di nuovi casi, le proiezioni.
a 4 settimane nella probabilità di andare ad occupare posti letto di area medica e di terapia intensiva, vedete che nei quadratini rossi si evidenzia come con questo andamento attuale più regioni potrebbero arrivare a un'occupazione di posti letto, hanno una probabilità di arrivare a un'occupazione di posti letto significative entro 4 settimane da questa presente. L'impatto generale in questa slide, come vedete, ha questa caratterizzazione. Confrontando l'andamento di questa stagione con la stagione dello scorso anno, vediamo che ormai i casi notificati, intendo dire, e con questo intendiamo le persone che contraggono l'infezione, hanno raggiunto lo stesso livello dei casi notificati l'anno scorso. Come vedete, la linea tratteggiata rappresenta i casi del 2020, la linea verde continua rappresenta i casi invece 2021, mentre le ospedalizzazioni, ricoveri in terapia intensiva e i decessi sono, sebbene in crescita, ma sono inferiori rispetto a quelli dell'anno scorso. Per quanto riguarda la circolazione delle varianti, sappiamo che la variante Omicron, da segnalazioni che avvengono nel resto nei paesi europei, sta crescendo. I dati che noi monitorizziamo quotidianamente mostrano sostanzialmente come stia crescendo anche nel nostro paese. Attualmente, alla giornata di oggi, nella piattaforma che raccoglie i sequenziamenti dei virus, vengono segnalate 55 varianti Omicron che sono state isolate e identificate. Venendo alla valutazione settimanale dell'andamento della campagna vaccinale, in questa slide possiamo guardare i dati in generale. Il dato positivo, come vedete, che sta crescendo rapidamente la copertura vaccinale con la terza dose, sono le colonne più blu scuro. Negli over 80 ha raggiunto il 64% e anche negli over 70 il 40% e così via. Questo è un dato estremamente positivo. Vale la pena sottolineare anche come nelle fasce di età più giovani, in particolare nell'età 12-19, ci sia stato un incremento, come vedete, significativo nella prima dose, il che ovviamente vuol dire che è iniziato il ciclo e che verrà completato quanto prima. Abbiamo raggiunto il 78,5% della popolazione che ha completato almeno la prima dose. Va segnalato però parallelamente come nella parte più bassa della diapositiva, nella striscia dove sono riportati i numeri in rosso, sono i numeri che rappresentano le persone che non hanno ancora iniziato il ciclo vaccinale. Sono numeri importanti che, alla luce anche dell'andamento dell'epidemia che sta circolando, come avete visto, in maniera crescente nel nostro paese, sia con la variante Delta, ma anche in prospettiva con una variante Omicron che sta iniziando ad entrare nel nostro paese, è molto importante iniziare questo ciclo vaccinale, così come è molto importante che soprattutto le persone più anziane, le persone fragili, le persone over 60 anni completino il ciclo facendo la cosiddetta terza dose a distanza, a partire dal quinto mese dal completamento della seconda dose. Questo viene poi testimoniato ulteriormente in questa diapositiva che ormai vi riproponiamo settimanalmente aggiornandola, dove si evidenzia come rispetto al rischio di infezione superare il quinto mese dalla seconda dose riduce in qualche modo la protezione rispetto al rischio di contrarre l'infezione. Viceversa, quando si fa il booster o quando si aggiunge la terza dose come raccomandato, qui è rappresentata nell'immagine dai puntini neri, la copertura si innalza immediatamente a livelli simili a quelli del completamento del primo ciclo vaccinale, in alcuni casi anche addirittura superiore. La stessa immagine la ritroviamo in questa diapositiva, dove mostriamo in qualche modo l'andamento del rischio di contrarre l'infezione nelle diverse categorie e per le diverse fasce di età. Credo vada sottolineato in maniera particolare la curva che vedete segnalata dai puntini neri, sono le curve dove le persone hanno completato la terza dose, quindi hanno fatto il booster, e come vedete una volta fatto il booster in ogni fascia di età si riduce in maniera drastica la probabilità e il rischio di contrarre l'infezione. Sulla base dei dati che abbiamo condiviso stamattina la cabina di regia, come ogni venerdì, ha
sintetizzato nella tabella che vedete, il quadro regione per regione. Da questa tabella si evince come l'RT, quelli in rosso, sia sopra l'1 in quasi tutte le regioni e quelli in rosso sono anche nel limite inferiore dell'intervallo di confidenza. Questo vuol dire che sta aumentando ovviamente la circolazione e stanno aumentando il numero di nuovi casi. E il quadro generale mostra come quasi tutte le regioni siano in un quadro di rischio moderato, 4 con quadro moderato ad elevata probabilità di evoluzione verso, di progressione verso rischio alto e una regione a rischio alto. La sintesi della cabina di regia, riportata in questa slide, ci ricorda come per l'8ª settimana consecutiva abbiamo un aumento generalizzato del numero di nuovi casi. L'incidenza a livello nazionale ormai sta raggiungendo i 250 per 100.000 abitanti in 7 giorni e i tassi di incidenza più elevati riguardano le fasce di età più giovani, sotto i 19 anni, e quelle tra 30 e 49. Parallelamente dobbiamo censire che l'RT si mantiene sopra il livello di 1, questo vuol dire che comporta un aumento di nuovi casi e comporta anche un aumento di nuove ospedalizzazioni. Da qui la necessità di portarlo quanto prima sotto il valore di 1. Su questa base, che cosa si può fare? La prima azione importantissima che è già in corso ma che va completata è quella di di garantire la copertura immunitaria attraverso la vaccinazione, iniziando il ciclo vaccinale per coloro che non l'hanno ancora iniziato, ma anche mantenendo elevata la copertura immunitaria, facendo la terza dose, il booster, da parte di tutti coloro per i quali è raccomandata. E questo è estremamente importante perché abbiamo visto dai dati come a partire dal quinto mese il booster possa aumentare significativamente la copertura sia contro l'infezione ma anche contro la malattia grave. Questo è uno strumento importante, ma parallelamente occorre prudenza nei nostri comportamenti individuali. Prudenza vuol dire uso della mascherina, vuol dire evitare sovraffollamenti, vuol dire garantire distanziamenti in tutte le occasioni in cui è raccomandato, vuol dire garantire la reazione negli ambienti chiusi, vuol dire anche lavarsi sistematicamente le mani. E questo vale nei nostri comportamenti individuali, ma anche vale nei nostri comportamenti collettivi. Grazie.